200 e andate a prendere da un'altra parte. Ero piccolissimo e sono rimasto flashato totalmente, e da lì poi è stata un'informazione, un guardare saga, eccetera, eccetera. E spararsi saghe, saghe là. Eccoci qua, abbiamo appena finito finalmente di vedere questo film. Sono veramente provato, perché è stata una prova. È stato difficilissimo stare calmi. Giuro, veramente 3 anni di attesa, adesso l'abbiamo visto. Va assolutamente rivisto, perché c'è veramente tantissima carne al fuoco. Quindi partiamo subito per un'altra visione a Ravenna questa sera. È un botto al cuore continuo, è veramente un botto al cuore continuo. Ci devo pensare, voglio essere sincero al 100%, è troppo presto per dare un commento. Il mio commento a caldo è respirare e cominciare a ragionare su quello che ho visto e su quello che ho provato. È una roba molto strana, non mi era mai capitato. La sensazione è buona, è innegabile, è assolutamente innegabile. Momenti di pura esaltazione, momenti di cosa diavolo sta succedendo, che cos'è questa cosa, e tanto, 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 tanto amore per i fan delle vecchie trilogie. Star Wars Countdown sta per finire, non so se è questa la fine. Per adesso mi fermo qui e andate al cinema, perché va visto assolutamente. Thank you.
più ne parlo più sono contento alla fine, però più ne parlo più sì. No, veramente, giuro, sto perché la mia paura è che non mi fosse piaciuto, ma non avevo il controllo, cioè la mia reazione è che non avevo il controllo, cioè non capivo, non dicevo, mi sono esaltato di brutto, però nel finale mi aspettavo una roba più tamarra e non così, ma anche così va bene. Quindi dopo aver disquisito, parlato, ripensato, perché questo cazzo di film non è un film, abbiamo detto mille volte nelle varie puntate, non è un film, è diventato veramente un culto, lo ammetto, è un culto. E quindi non puoi limitarti a finire un film a dire figata, è un cesso, è brutto, no, è giusto che meriti un minimo di riflessione. Abbiamo fatto un'oretta e mezza di riflessione, parlato con gli amici che ne hanno parlato e sì, è un gran film, che però c'ha certe cose che non funzionano o potevano essere svolte in maniera diversa. Su questo non è dubbio, ma del resto è un film, la perfezione con Star Wars è impossibile. È una grandissima figata, ne abbiamo parlato, mi sono emozionato ancora, stasera lo andrò a rivedere, quindi a caldo ancora penserò a questa cosa. Star Wars è tornato, santo di Dio, è tornato! Ma una volta non basta. Rabbi, Star Wars, Rabbi! Allora, abbiamo finito la giornata e come vedete dal mio sorriso è tutta un'altra cosa. Vedendolo la seconda volta, porca puttana, non c'è, cioè no, tutti i dubbi che c'erano stamattina, un po' da parte di tutti, ho un po' sondato da parte di tutti, non ci sono più. Cioè abbiamo visto un altro film, non so spiegarlo, stavolta è proprio lui. Sto godendo come un matto. E quindi bene, sono super contento, quindi vi faccio un consiglio totale, spassionato, guardatevelo due volte. Una volta, non siamo pronti per vedere un film come questo una volta sola, bisogna assolutamente vederlo due volte e fare proprie, forse i difetti, bisogna, quello che non torna, in realtà torna, ma le nostre aspettative ci obbligano a desiderare un film, probabilmente che è impossibile che possa essere quello, insomma. Non è quello che vi aspettate, ma è qualcosa di ugualmente figo, quindi due volte minimo. A posto, io vi saluto, grazie mille per tutta l'attenzione, per tutto il seguirmi, il contattarmi, mi avete dato un sacco di calore, grazie mille, sono anche un po' emozionato perché è finita questa avventura, si chiude l'ultima puntata di Star Wars Countdown, ringrazio Michele Lugheresi che è dietro la macchina fotografica e telecamera che ha fatto questa puntata specialissima, super figa, vi ringrazio, speriamo di vederci tra qualche mese per la seconda stagione, vediamo cosa fare, vediamo cosa combinare, mi raccomando, grazie mille, Lega Nerd, Roby Rani, Empira, Lego Star Wars Addict, solo passione per voi, che la forza sia con voi e ricominciamo un countdown per dicembre 2016. Ciao a tutti.